Salve amici, bentrovati ai nuovi, benvenuti. Allora, la soap opera continua alla ricerca del mezzo perduto. Allora, sto andando a vedere l'ennesimo furgone e niente, sto facendo questo video perché vi voglio aggiornare sulle mie decisioni, nel senso che ho deciso appunto di acquistare un furgone e non un camper per due motivazioni. La prima è perché i camper che rientrano in un budget tra virgolette umano sono quelli che vanno dagli anni 90, diciamo 92, 93 fino al 99, e comunque li trovi a 7, 8, 9, 10, anche 12.000 euro. Il problema qual è? Il problema è che un camper di tutti questi anni tu non devi guardare solo il motore, ma devi guardare anche innanzitutto le infiltrazioni, cosa che io per esempio ho riscontrato nei mezzi che ho visionato, e in più tutte le utenze, quindi stufa, acqua, boiler, tubi vari, insomma via, tante cose. Chiaramente un mezzo tutti questi anni si rischia che per andare a risparmiare e soprattutto per avere tutte le comodità si rischia che te parte un patrimonio, al che ho buttato la spugna perché non mi sento di rischiare, non mi posso permettere di spendere cifre esorbitanti, soprattutto per mezzi così vecchi. Quelli che ho visionato io purtroppo proprio anche apparentemente, uno l'ho visto apparentemente bello, ma poi vai a guardare sotto, era fradicio. Vabbè, detto ciò, ho deciso appunto il camper. C'è anche un'altra riflessione, che il camper comunque non puoi stare con il camper ovunque, non lo puoi parcheggiare ovunque, non puoi stare ovunque, devi stare nelle aree attrezzate. Insomma via, ci sono parecchie limitazioni, quindi ho pensato che per quello che mi serve a me, anche il fatto che io sono una persona che si sa molto adattare, io ritengo che il furgone sia, diciamo, per le mie esigenze la scelta migliore. Ora, naturalmente l'equisito è anche furgone piccolo, furgone grande. Io ne ho visionati diversi, ho visto i Fiat Scudo, ho visto l'Opel Vivaro, ho visto Renault Master a tetto basso, a tetto alto, a Ducato a tetto basso, a tetto alto, 5 metri, 5 metri e 40, 6 metri. Io sono andata col metro, ho preso tutte le misure e alla fine sono arrivata alla conclusione che per le mie esigenze, che poi è una cosa che io chiaramente vorrei che durasse nel tempo, no? Non è che tutti i momenti sto a cambiare i mezzi, insomma, anche perché non ho attualmente questi soldi da spendere così, insomma, quindi ho deciso di prendere un furgone dove riesco a starci in piedi, quindi è escluso lo Scudo, che è veramente veramente piccolo. Io ho anche la bicicletta, che non mi sento di lasciare fuori perché se me la rubano, insomma, è un danno. C'ho un marietto, un minimo di spazio, insomma, ritengo che sia fondamentale. E allora mi sto, diciamo, orientata verso i Fiat Scudo, i Fiat Ducato e simili. Detto ciò, credo, poi naturalmente rimane il problema della camperizzazione, vabbè, lì poi piano piano uno in qualche modo fa, insomma, via. E credo che sia la scelta migliore, e ora naturalmente c'è una selezione, perché poi lì c'è da valutare appunto la meccanica. I mezzi sono chiaramente omologati autocarro, perché i mezzi omologati camper, cioè, te li fanno pagare l'ira di Dio, ma mezzi anche vecchi, cioè, se ne parla proprio. E quindi purtroppo omologato autocarro, e lì c'è chiaramente, sono mezzi da lavoro, c'è da valutare tante cose. Detto ciò, sto andando a vedere un furgone, un Fiat Ducato, e allora speriamo bene. Niente, come dico sempre io, si va e una soluzione si troverà, che fa pure la rima. Rieccoci. Dunque, il punto della situazione è che qualche giorno fa ero andata a visionare un Fiat Ducato, però non avevo approfondito troppo il discorso, ho dato un'occhiata, insomma, sto valutando varie possibilità, quindi vabbè, per farla breve, mi ha ricontattato il venditore, che si chiama Paolo, e nulla, e io gli avevo parlato del mio progetto, del canale, tutto quanto, quindi mi ha contattato dicendo se tornavo, insomma, che per parlare. Quindi sentiamo un attimino e vediamo un attimino anche in maniera un pochino più approfondita la situazione. Si va! Eccomi, a quanto pare ho trovato il furgone. Ho incontrato Paolo, lui è Paolo. Ciao a tutti. Praticamente niente, abbiamo trovato un accordo, mi ha fatto una proposta che sembra ottima, quindi abbiamo dato il furgone, lui, esatto, è un rivenditore. Sì. C'hai?
negozio? Vendo sia con i portuensi che a Cilia. Okay. E quindi il progetto di Indicatia mi piace e l'accordo è raggiunto, adesso vi daremo tutte le notizie su quello che succederà. Perfetto, e da qua si parte, il furgone l'abbiamo trovato, però ci stanno 3 miliardi di cose da fare, però intanto il primo passo ti toglie da dove sei e noi ci vediamo dopo. Eccomi, qua ho parlato con Paolo, questo signore che appunto è un rivenditore, e diciamo la cosa che mi ha proposto è una cosa sicuramente valida, quindi a quanto pare ho trovato il furgone, quindi ricerche finite, e diciamo che a lui gli è piaciuto molto il progetto appunto come avevo detto del canale, quindi mi ha sicuramente agevolato sotto tantissimi punti di vista. Diciamo che può essere un primo sponsor in un certo senso, mettiamola un pochino così. Comunque niente, il furgone praticamente è questo, sarà questo e nulla, poi farò un video dove ve lo mostrerò. Per il momento procedo e ci vediamo a un prossimo, mi raccomando iscrivetevi perché da adesso in poi non so manco io, qua ci stanno 3000 cose da fare, vabbè, qualche modo si fa. Dai, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.